siamo in Valpolicella, o meglio ci immaginiamo di essere in Valpolicella, ma è facile quando vediamo le etichette di Tommasi, una delle famiglie, delle grandi famiglie dell'Amarone, però l'Amarone che nasce come prodotto, adesso l'Amarone di lusso, in realtà nasce come un prodotto molto contadino, no? Esatto. Quindi quando si parla di vita in campagna, come mai era un prodotto molto contadino? Era un prodotto molto contadino perché veniva, diciamo che bisogna tornare un attimo, staccarsi un attimo dall'Amarone e andare su un altro vino che è il Recciotto, che era il vino proprio dolce, il vino della domenica di una volta, no? Quindi infatti nonostante, cioè, si nota proprio che l'Amarone è un vino che è abbastanza giovane, non troverai mai etichette degli anni 30, degli anni 20, le prime bottiglie di Amarone si sono iniziate a vedere dagli anni 50, appunto perché proviene l'origine dell'Amarone è proprio quella di un vino dolce, quindi le uve venivano fatte appassire sui graticci, dove d'inverno invece su questi graticci venivano messi a riposare i bacchi da seta, no? Per poi trarne quel tessuto prestigioso, no? Tessuto prestigioso, esatto. Però che poi non è che portava grande ricchezza a chi lo coltivava, a quei tempi, no? Esatto, era un lavoro un po' da lavoro proprio proprio povero, no? E quindi durante poi il periodo autunnale dopo la vendemmia, quando questi graticci erano liberi dai bacchi da seta, venivano utilizzati proprio per far appassire le uve, no? Quindi uve rosse originarie autoctone della Valpolicella, quali Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Coseletta, queste cinque varietà, che venivano appunto lasciate riposare, appassire, quindi veniva fatto perdere il 50% dell'acqua, quindi si concentravano i succhi, si trovava un alto livello zuccherino all'interno di questi degli acidi, e poi veniva fatta la pressa, si pressavano questi grappoli e poi cosa avevamo? Il Recciotto, il vino dolce, si stoppava la fermentazione proprio per mantenere gli zuccheri all'interno. E poi dopo tanti anni, quindi nel dopoguerra, scappò questa fermentazione e un contadino scoprì che questo vino dolce in realtà era diventato amaro, molto forte. E quindi esclamò che amaron che l'è, no? Che amaron che l'è. In dialetto, quindi da lì, ecco. Questa è la storia della nascita. Quindi se c'è una storia di un vino, se esiste un vino contadino, vediamo che l'amarone è quasi in prima fila. Oggi ovviamente si beve in tutti i ristoranti del mondo, anzi quasi più nel mondo che in Italia, perché ha questo carattere che però assaggiandolo con la dovuta calma, al di là delle finezze, la piacevolezza, la profondità di gusto, questo carattere, diciamo, storico, questo carattere dell'appassimento, questo carattere alla fine della semplicità, dell'idea di gusto dell'amarone, è il suo carattere vincente ed è il suo aspetto contadino che ci piace trovare in ogni bicchiere, come in quelle di Tommasi, che sono estremamente classici, piacevoli e sempre riconosciuti. Manteniamo sempre uno stile molto tradizionale, che parte sia dall'appassimento, che vogliamo mantenere sempre un lungo appassimento. Per legge si potrebbero appassire le uve anche solo per 2-3 mesi, noi invece vogliamo mantenere la tradizione, allunghiamo sempre l'appassimento delle nostre uve per 4-5 mesi, quindi da ottobre andiamo fino a più o meno dalla fine di settembre fino a gennaio. Vabbè, quindi un lavoro che i contadini di oggi, esatto, non fanno più, per fortuna ci sono le grandi famiglie. Grazie. Prego. Cin cin.